Ciao, ben ritrovato e bentornato a School of Running. Ci siamo lasciati poco più di un mese fa con te, che sei diventato e ti sei consacrato al mondo del running con la tua prima 10K. Ti abbiamo accompagnato in 8 puntate a diventare un runner e adesso alziamo un pochino l'asticella. Quella che ti faccio è una provocazione. Sono sicura che la prima cosa che ti verrà in mente dopo aver chiuso i tuoi primi 10 km sarà quello di aumentare la distanza. Sbagliato. Voglio darti una sfida ancora più importante, ma secondo me estremamente più ragionevole e di maggior valore. Alziamo il valore delle tue corse, alziamo il valore della tua performance e diventiamo un runner performante. Volkswagen. Sei sicuramente un runner, vogliamo dare per scontato questo, vogliamo dare per scontato che tu abbia continuato a correre dopo il tuo esordio su Polimiran, sui tuoi primi 10K, ma cosa ti serve adesso per diventare un runner in grado di performare? Qual è il salto che devi fare per riuscire a diventare un podista di valore tecnico più alto rispetto a quello che fai oggi? Sicuramente la risposta che ti dai, come già ti dicevamo pre-sigla, è quella del ok, aumento i volumi. Assolutamente no. Questo è un mito che devi sfatare. È molto più complicato migliorare la tua capacità di performare qualitativamente piuttosto che alzare l'asticella rispetto al numero di chilometri e al volume di lavoro che tu vuoi portare all'interno delle tue tabelle di training. In questo cluster andremo a vedere quali sono gli strumenti tecnici di metodologia di allenamento che hai a disposizione per fare questo salto qualitativo. Capiremo insieme che cosa ti serve in termini di strumentazione, di apparel, di calzature, insomma quali sono gli strumenti che oggi la tecnologia applicata ai prodotti al servizio della corsa mette a disposizione, e allo stesso tempo ti daremo tutti quei consigli che ti porteranno dritto dritto, se vorrai, verso un obiettivo che per noi, quello che ti proponiamo, è la 10K, la 10 km che fa da contorno alla Venice Marathon, una gara bellissima che parte da Parco San Giuliano e arriva in pieno centro Venezia. Noi ci saremo, Adidas sarà presente, insieme correremo questa gara e sono sicura che se tu ascolterai i miei consigli e i consigli che insieme a me e tutti gli esperti che ci accompagneranno in questo cluster ti daranno, riuscirai a fare il tuo miglior tempo sui 10 km e a cominciare a poterti considerare un runner performante. Running needs nothing. It just needs you to show up and run as you are. Visto che questa è una puntata di introduzione a questo cluster, analizzeremo tutte le metodologie di allenamento che sono al servizio del miglioramento della performance. Vedremo nel dettaglio di cosa si tratta e poi andremo puntata dopo puntata ad esploderne i contenuti e a capire come interpretarli. La prima metodologia di allenamento sulla quale ci focalizzeremo è sicuramente il fondo aerobico, il fondo lento. Perché questo? Perché come abbiamo già avuto modo di vedere, la componente aerobica è quella che ci consente di mantenere il volume nel tempo, di mantenere una capacità di performare e fa una sorta di base rispetto a tutto il lavoro qualitativo che poi costruiremo sopra. Un'altra delle frecce al tuo arco negli allenamenti sarà quella dell'interval training. L'interval training sarà il tuo primo approccio alle variazioni di ritmo. È un allenamento che ricomprende dei continui cambiamenti di velocità nelle tue uscite di corsa, chiaramente con una strutturazione, una metodologia funzionale agli obiettivi che abbiamo a disposizione, e ti aiuterà a capire che cosa significa cambiare passo, cambiare velocità, e riuscirà piano piano, involontariamente, ad insegnare al tuo sistema corpo che cosa vuol dire fare uno shift per riuscire ad andare un po' più forte nei ritmi di allenamento. Altra pietra miliare sarà per noi il fondo medio, quella metodologia di allenamento che allena la capacità del corpo a implementare sempre di più i volumi di VO2 max, ovvero della capacità del corpo nell'unità di tempo, proviamo a semplificarla così, di trasportare ossigeno e quindi di performare di più a parità di aumento di ritmi.
Le ripetute saranno il fiore all'occhiello di questo cluster. Imparerete ad amarle, sono sicura, anche se la maggior parte dei neofiti o comunque dei runner ancora alle prime armi le temono tantissimo. Non è assolutamente vero, pensate soltanto banalmente che avete un recupero tra una prova e l'altra, cosa che invece in corse continue non avete. Le ripetute che andremo a vedere saranno le ripetute brevi a velocità intense e sostenute, le ripetute invece un po' più lunghe, a ritmi un po' più moderati e magari con dei recuperi più contenuti. Forza! La forza non potremo trascurarla, capirete subito, fin dalle prime prossime puntate, che la forza è un elemento imprescindibile per riuscire a performare, perché la forza supporta il vostro movimento, vi consente di economizzare il gesto, quindi nell'unità di tempo e a parità di sforzo di spendere meno energie muscolari, e allo stesso tempo vi tiene lontano dagli infortuni che, quando cominceremo a premere un pochino l'acceleratore sulle velocità, potrebbero diventare un po' insidiosi. Ultimo, ma non assolutamente in ordine di importanza, il tema della tecnica di corsa, una delle chiavi migliori per poter performare e soprattutto per godere a pieno del piacere di correre. Impareremo a capire come deve cambiare la nostra tecnica di corsa, come dobbiamo lavorare su questo aspetto per fare in modo che la nostra corsa sia più economica, più efficace e che il cronometro ci supporti in questo senso. Bene, abbiamo visto quali saranno gli strumenti di metodologia di allenamento a nostra disposizione, ma cosa ti servirà esattamente per cominciare questo percorso e per portarlo a termine? Sicuramente ti servirà una tabella di allenamento. Noi ci limiteremo a darti un po' di educazione su quelli che sono gli strumenti che potrai mettere a disposizione. Un'altra cosa che ti aiuterà moltissimo, se riuscirai a trovarla e se ti metterai a cercarla, è un gruppo di allenamento. Oggi le nostre città fioriscono di community di runner, prova a cercarne una e prova a farti guidare dall'entusiasmo condiviso, è sempre un ottimo catalizzatore per performare al meglio e sentire un po' meno la fatica. Capirai che la scarpa che ti è bastata fin qui probabilmente non sarà sufficiente e comincerai ad apprezzare la possibilità di variare il prodotto che indossi, quindi la calzatura che indossi, e a scegliere quello adatto alla tipologia di training che devi fare. Imparerai che avrai bisogno di una scarpa confortevole, ammortizzata e protettiva per le tue corse lente, ma ti servirà una scarpa un po' più reattiva e performante per gli allenamenti più rapidi e in cui ti sarà richiesto di schiacciare il piede sull'acceleratore. Verso la fine di questo tuo percorso di costruzione comincerà a incuriosirti e a stuzzicarti la voglia di poter avere un prodotto tecnologicamente avanzato dedicato solamente al giorno di gara, magari da testare un paio di volte prima, e oggi il mercato offre prodotti altamente qualificati ed appositamente studiati per il giorno della competizione. Sicuramente un obiettivo sarà per te un focus molto importante e un grande catalizzatore di questo processo, un combustibile di quelli che ti faranno spingere di più. L'obiettivo per te sarà una gara. La gara obiettivo che ti proponiamo noi è la 10K della Venice Marathon, 22 ottobre, partenza Parco San Giuliano e arrivo nel pieno centro meraviglioso e fiabesco di Venezia. Ecco, probabilmente potrebbe non essere la gara filante che ti immagini. La Maratona di Venezia è famosa per questi ultimi chilometri, che poi sono gli stessi e saranno gli stessi del tracciato della 10K, che passano un pochino sopra i ponti. Non importa, non preoccuparti, non focalizzarti su quello, noi ti porteremo lì al massimo della tua capacità di performare. Poi probabilmente questa potrebbe essere minimamente appesantita da queste variazioni di pendenza, ma comunque vorrà dire che quel giorno tu sarai al top della tua forma. C'è poi un ingrediente fondamentale di questo percorso che ho voluto lasciare per ultimo perché vorrei che ci facessi tanta attenzione, che è il mind setting. Il running è fatto da metodologie d'allenamento, da equilibri nel training, da tabelle ben ponderate e materiali adatti, ma il running è soprattutto la trasformazione della tua voglia di fare, della tua grinta, della tua voglia di performare sopra ogni altra ambizione. Quindi quello che riuscirà veramente a fare la differenza sarà l'approccio che ci metterai tu. Riuscirai a performare il tuo personal best, lo centrerai solo ed esclusivamente se avrai voglia di buttarci dentro quel pezzettino di fatica in più ad ogni allenamento, ad ogni prova, ogni volta nel tentativo di superare te stesso e di riuscire a trovare quell'alchimia giusta che ti porterà a godere a pieno e a stupirti ogni volta della tua capacità di fare e
della tua capacità di diventare veramente un runner performante. Non ti sottrarre questa opportunità, perché aumenterà ancora di più il piacere che proverai ogni volta nel correre e il tuo amore, il tuo legame con questa disciplina. Ricordati sempre, noi siamo qui al tuo servizio, quindi domande, commenti, curiosità, qualunque cosa i nostri spunti scatenino in te, qui sotto i commenti, noi siamo a disposizione per risponderti e per approfondire, anche lasciandoci guidare da te e dalle tue curiosità, tutte le tematiche che ti interessano. Ricordati che hai sempre la possibilità di approfondire i temi che ti proponiamo nei nostri video qui sul canale, anche sui nostri blog, endo.net, trovi tutto quello che ti serve per diventare un runner migliore.